vorremmo capire un po' se davvero questo contante sta scomparendo. Allora, pensate che in Italia i pagamenti digitali stanno quasi superando quelli cartacei. Certo, siamo molto lontani dai paesi del nord, dove invece il digitale va alla grande. Ormai il cartaceo è merce rara. Sentiamo con Giovanni Nicoletti e poi ne parliamo in studio con gli esperti. Di solito pago col bancomat, un po' più comodo. Contanti sono parecchio tempo che non li porto più con me, quasi mai. Col telefonino, applicazione, si avvicina e si paga. Succede sempre più spesso anche per pagare un semplice caffè. Il sorpasso dei pagamenti digitali sulle vecchie banconote è sempre più vicino. Ed è anche sempre più difficile avere contanti nel portafoglio. Prelevare è un onere anche per noi, perché bisogna recarsi agli sportelli, spesso non c'è vicino dove ci troviamo, le banche sono sempre meno, per cui il bancomat è sicuramente molto più veloce, più sicuro e più tracciabile. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, dei 1.100 miliardi di pagamenti, il 40% entro la fine dell'anno sarà digitale, il 16% con bonifici e solo il restante 44% in contanti. La tendenza, esplosa con il Covid per la paura del contagio, continua con qualche resistenza. Io invece preferisco più il contante, poter fare quello che voglio quando voglio senza avere controlli eccessivi. Bancomat, sì, dipende. I preferiti sono poi i pagamenti contactless, semplicemente sfiorando il POS con carta o cellulare. Nell'ultimo semestre cresciuti del 97%, praticamente 7 su 10, per un valore di 100 miliardi. Con carta si pagano ormai spese sempre più piccole. Lo scontrino medio continua a scendere, toccando i 27 euro. Il fisco ringrazia se è vero che il 35% dei pagamenti in banconote, praticamente 1 su 3, sfugge all'erario. Anche gli esercenti registrano un boom di pagamenti elettronici e chiedono che si abbassino le commissioni, lamentando anche qualche problema. Tanta gente mi si presenta al banco e o non si ricorda il PIN o ha il limite di carta esaurito, che magari mi si crea la fila se ho tanta gente al negozio. Allora, intanto buongiorno a Fabio Fortuna, economista, grazie di essere qui con noi a TG2 Italia Europa. E volevo sapere da Fabio Fortuna, davvero il contante sta scomparendo? Beh no, scomparendo no, il servizio ha messo in luce un'analisi del Politecnico di Milano in base alla quale a fine 2023 ci dovrebbe essere quasi un'equiparazione. Altre analisi ci dicono che l'ammontare delle negoziazioni in contanti sarà uguale a quello dei pagamenti elettronici nel 2025. Quindi ancora c'è una presenza del contante. È evidente che i pagamenti elettronici danno garanzia di tracciabilità e quindi sono uno strumento, un deterrente, non l'unico strumento, ma un deterrente contro l'evasione fiscale che, come sappiamo, è molto elevata. Andiamo a sentire invece il servizio proprio di Alessandro Poggi, dicevamo, da Firenze, perché è la città dove usano più digitale e meno contante. Vediamo. Voi amate il contante o le transazioni digitali? Contante. Contante. Transazioni digitali. Così pagano tutti le tasse. In un'Italia ancora dipendente dal contante, Firenze eccelle per il numero di transazioni digitali. È primavera, svegliatevi bambine. Nella classifica di Ambrosetti, il capoluogo toscano è la città dove si usa meno denaro liquido. E a tarda sera. Andiamo sul Ponte Vecchio, emblema dell'amore ma anche della ricchezza, per approfondire il tema. Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà. Cosa pensi dell'amore? Niente denaro, tutt'altro. Sei quanto già in tasca? Neanche una lira. Sì, non vado per soldi. Non va per soldi? Vado per relazioni. Io penso che l'amore sia la più bella cosa che... Lei ama il contante? No. Perché? Perché è più pratico avere la carta bancomat o carta di credito. So che, guarda. Vedo. C'ho pochi soldi. Oggi col telefono si fa tutte le transazioni, certo costano di più, per un fatto economico conviene il contante. Ob sie vorziehen Bargeld oder digital zu bezahlen? Bargeld, Bargeld, Bargeld significa contante. Digitale, digital
9. Continua il tema Giacomo. Con la carta si paga sempre di più, anche cifre molto esigue. Fabio Fortuna, effettivamente abbiamo sentito dal servizio addirittura 27-25 euro, ma anche sì, un caffè. Sì, ma anche un caffè. Certamente c'è l'abitudine a pagare le piccole spese in contanti, però si sta pian piano perdendo. Bisogna stare attenti alle commissioni, quando si parla di pagamenti digitali, carte di credito, pago bancomat, bisogna stare attenti, vedere quali commissioni esistono. Questo riguarda soprattutto i possessori di POS, dei terminali, e speriamo che l'accordo ABI intervenuto, fatto recentemente nel 2023, possa agevolare la riduzione o l'annullamento sotto i 10 euro delle commissioni. Fabio Fortuna, economista, grazie di essere stato con noi a TG2 Italia Europa.